ragazzi, bentornati sul canale, siamo di nuovo su un gameplay di Spyro. Allora, dopo che abbiamo fatto il mondo qua degli idoli, sergenti degli idoli, ho visto che c'è Hunter qua su. Forse quel tutorial, che poi non era in realtà un tutorial, è una sfida. Quindi la possiamo fare subito con Hunter, che ci ha detto che visto che ha visto che siamo agili, c'è sfida a saltare gli scalini. Ma qua c'è l'acqua. Non male, per il prossimo salto dovrai planare. Premi salto, poi premilo di nuovo nel punto più alto della tua traiettoria per arrivare il più lontano possibile. Ok. Ottimo lavoro. Ora prova a librarti. Premi salto, poi premilo di nuovo per planare. Alla fine della planata premi azione per librarti. Questo ti permetterà di raggiungere altezze e distanze maggiori. Buono. Ok, tipo un doppio salto in volata. Molto bene. Adesso il salto più difficile di tutti. Metticela tutta. Comincia a camminare. Salta, plana e librati un attimo prima di raggiungere il bordo della piattaforma. Non dimenticare, mentre ti libri, di muoverti anche in avanti. Ok, abbiamo un po' più di rincorsa. E via. Opla, opla, opla. Wow, sei un atleta niente male. Se non avessi perso le mie scarpe da ginnastica, ti sfiderei sì. Sul serio. Per ora, eccoti una sfera per la tua collezione. E le sfide sono importanti per le sfere, perché ci servono. Poi, se non sbaglio, ce lo spiegherà meglio il professore, comunque. Allora, procediamo con un nuovo portale. Colossus. La gonfiava. Ok. C'è uno Yeti furioso che si aggira qui intorno. Ma siamo riusciti a intrappolarlo chiudendo tutte le porte. Parla con gli altri fratelli. Ti apriranno i cancelli e ti condurranno da lui. Ok. Dobbiamo raggiungere lo Yeti furioso. Allora, se mi concentro, dovrei riuscire ad aprirti questa porta. Vai. Oh. Ah, coso. C'è un cane che rompe le palle, però siamo in un paese democratico, ognuno deve esprimersi come vuole. Anche lui. Anche se rompe le palle. Che ne fai di una chiave quando sai cantare così? Oh, non lo so. Questo Nendra che è un fucile a pompa, quando spara così è clamoroso proprio. I nemici che sconfiggi rilasciano particelle spirituali che attivano il potenziamento presente in quel mondo. Se il potenziamento è ancora inattivo, dovrai sconfiggere più nemici. 11 quindi. Ehi, guarda cosa so fare. Grande. Però magari fallo uno studio sopra. Va bene. Va bene. Un po' pure gli effetti sono proprio belli. Cioè, è bello per l'occhio sto gioco, è piacevolissimo, raga. Non penso che manchi molto al nostro caro Yeti. Oh. Oh. Ne manca uno. Eccolo.
se lo Yeti fosse più forte, ma invece abbaiava soltanto. Comunque, stavo facendo la guardia al nostro talismano sacro per impedire allo Yeti di mangiarselo. Dai così. Ma non torniamo a casa di certo ancora. Perché eccolo qua, mi ricordavo c'era la sfida dell'Oke che voglio assolutamente fare. Oh, fantastico ragazzi, due sfere. Spy, benvenuto. Abbiamo scoperto che e è uno sport pacifico e rilassante. Ti andrebbe di giocare contro il nostro portiere? Non mi risulta, però va bene. Hai sì. 2 minuti per segnare 5 gol nella porta. Ok raga, o vedete che pasta siamo fatti. Ok. Ok, e sputa. Non c'è modo per andare un po' più veloci, no? Ok, no, non c'è modo. Gol. Oh no. Quanti gol devo fare? 2. No, mi sa che erano 5. Erano 5 gol, ok, ok. Mi sembravano pochi infatti. Pio candidato pallone d'oro. Vabbè, però sei deficiente. Scusa però. Tieni, prendi questa. Pallone d'oro, Spiro, eh. Vuoi provare una partita 1 contro 1? Okay. Il primo che segna 5 gol vince. Ok, ok, ok. Adesso è più chiaro. Ok, ok. Come... Ok. Ciccio. Pardon. Pacifici soprattutto. Ho giocato per tantissimo tempo nella Lega Pro. E mi ricordo che in campo si può usare le fiammate, si possono usare, non so assolutamente contro il regolamento. E anzi c'è proprio l'incentivo a usare le sfiammate. Ragazzi, il cappottone. Cappottone. Spyro fa il cappottone alla squadra di casa. Tieni, prendi questa. Se la fissi troppo a lungo, potresti non vedere più niente. Non la fisserò, grazie che me l'hai detto. Però c'era un'altra sfida, secondo me, perché adesso dovremmo aver attivato il potenziamento, perché prima abbiamo ucciso lo Yeto. E infatti, sentiamo subito. Ok. C'era una sfida, io me lo ricordo. C'era tipo uno spirito. Eccolo qua. E c'è da un'altra sfera. C'è proprio il professore. Grazie al cielo hai fatto scappare quello spirito maligno. Ma ora si nasconderà nelle statue. Se dai fuoco alle 10 statue, sono sicuro che se ne andrà per sempre. Ok. Va benissimo. Un'altra. E 4. 5. 6. 7. Qua ce n'erano. Assolutamente no. Allora questa l'abbiamo fatta. Questa l'abbiamo fatta. E quindi? Le ultime statue. Eccola una. Dai che ne mancano 2. Ok. Eccone un'altra. Eccola. Ottimo. Così Spyro, si fa. Sei riuscito a mandare via lo spirito maligno. Tieni questa, l'ho presa in prestito dal tempio. A loro non serve. Ottimo. Ok.
Ok, adesso possiamo anche andarcene. Arrivederci e grazie. Ottimo lavoro. E rieccoci qua. Ehi là, Spyro, ti piacerebbe imparare? Ok, ah, abbiamo anche le gemme. Salti in acqua, puoi spostarti no, secondo me sotto sulla... va bene, ok. Quindi adesso sappiamo andare anche sott'acqua, ragazzi. E quindi possiamo progredire con il gioco. Ok. È un po'... ah, ok. Sembra più difficile. Ok. Ragazzi, quindi abbiamo fatto la sfida con Hunter, abbiamo preso 3 gemme, sfere, ma non mi entra in testa, raga, 3 sfere. Abbiamo imparato ad andare sott'acqua, non credo ci siano altri portali qui. Ragazzi, io direi che anche per questo video, anche per questo gioco è tutto. Ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao!